Eccoci qua, seconda parte di Versante Nord. Saluto il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli che è con noi. Buonasera, bentrovato Buonasera, sindaco, come sta? Tutto tutto bene? bene, sì. Bene. Con noi è rimasto Nicolò Macallè che è presidente del Consiglio Comunale di Montesperto, di Giovani di Forza Italia, e saluto anche il presidente di Unce Toscano Oreste Giurlani che è di nuovo con noi. Buonasera. Con il presidente Giurlani, con Macallè e con il sindaco di Rignano sull'Arno che ci ha appena lasciato, Daniele Lorenzini, stavamo parlando delle prossime elezioni regionali che si terranno il 31 di maggio. Dicevamo qua il vero nemico da sconfiggere per la politica tutta è l'astensionismo, sindaco. Questo è Sì, dato impressionante. purtroppo l'astensionismo è figlio della sfiducia e quindi noi abbiamo il compito immane di rendere fiducia ai cittadini. Io credo che, come dico sempre, a chi dice ma questo non ci piace, ma qui poi alla fine non si trova nulla, cioè il bisogno della democrazia è un bisogno primario, è come mangiare. Quando non c'è quello che ci piace, si mangia anche quello che ci piace meno, ma non si rinuncia. Per cui, la democrazia va coltivata giorno per giorno, anche nei momenti di sfiducia, poi alla fine la scelta va fatta. Bene, questo per quanto riguarda ovviamente il tema, no, di quando si vota, che è il tema principale. Tra l'altro ricordiamo la suddivisione dei collegi, perché in provincia di Firenze ci sono quattro collegi, Firenze Città, il collegio Mugello, Val di Sieve, Val d'Arno, Fiorentino Chianti, il collegio dell'Empolese Valdelsa e poi c'è il collegio della Piana E Fiorentina, poi c'è vero? la Poi Piana. avete il vostro collegio Ma io molto omogeneo. avrei preferito un collegio provinciale, devo dire la verità, perché poi alla fine questo frazionamento, Però più legato al territorio in questo caso, ma direi. sai, il legame al territorio veniva fuori lo stesso, perché poi alla fin fine Passavano tu, passavano, entravano. cioè stava anche ai territori organizzarsi per far passare il proprio candidato. Però è anche vero il contrario, oggi di fronte a un collegio provinciale. Noi ci siamo trovati con il passaggio dei mesi a chi ha avuto anche altri ruoli, ha potuto avere una graduatoria unica degli eletti e quindi in qualche modo c'è stata possibilità anche successivamente di subentrare in consiglio regionale. Ora con questi microcollegi credo che sarà tutto un po' più difficile. Anche Però, diciamo il subentro per i esatto. non eletti, per i primi dei non C'è da eletti. dire però con la reintroduzione delle preferenze, andare a chiedere le preferenze su un collegione di 1 milione di abitanti Tanti. forse sarebbe stato un problema anche per i limiti di spesa ed è giusto che ci siano Infatti. meno elettori se si usano le preferenze perché si deve garantire comunque l'accesso a tutti, Tutti. non si può far fare la politica solamente ai ricchi, le preferenze andare a Sì, cercarle questo è costa vero. e quindi. Tra l'altro c'è chi vede che il mio PD fa gigantografie che poi vengono oscurate, insomma c'è qualcuno che spende, non è che si danno delle regole, però sappiamo bene che poi i tetti di spesa per le campagne elettorali, vabbè, vengono sforati, ma questo non è il problema, intendiamoci, però è vero anche la preferenza delle sue controindicazioni, sulle quali bisogna Io non stare. sono mai stato favorevole alla reintroduzione delle preferenze, però se si è scelto di metterle, Sì, bisogna anche però gestire bisogna la decidere se o situazione c'è così le com'è. preferenze o c'è i collegi uninominali, cioè No, non è per che si può me o c'è le ritornare preferenze o c'è la ai listini. democrazia nei partiti. Bisognerebbe fare una legge sui No, partiti e lo dice uno no, che no, no, nel ma proprio partito di democrazia ne ha zero. democrazia del partito a volte è un basta, perché poi alla fine i listini non sono comunque, Che secondo me, ricordiamo che questa legge accettabili. elettorale regionale ci sono facoltativi, Sono anzi. facoltativi e questo grazie a Forza Italia ce l'ha voluti, però Ma ecco, rivendichiamo la io sono scelta. sempre per l'uninominale, per cui Per collegio, però. anche il dibattito nazionale secondo me è sbagliato soffermarsi Se molto fosse sulla fatto questione preferenze. l'uninominale in Toscana, come faceva Forza Italia a prendere un seggio? Poi c'è comunque Il i recupero. recuperi proporzionali. Poteva essere un'idea, Il un altro presidente tema Giuliani, andrebbe. quando prima diceva la legge poteva essere fatta meglio, a cosa si riferiva? Vabbè, poteva essere fatta meglio perché lì è stata fatta, siccome poi in Toscana noi siamo sempre precursori delle leggi, l'altra volta si fece una legge che poi fu presa dal nazionale, questo giro si è fatta una legge che ora comunque l'Italicum in parte la riprende e io ci avrei lavorato un po' meglio e avrei trovato la possibilità di legare sempre di più, perché io sono per le preferenze, però legarle un attimino più anche alla ridefinizione dei collegi, ha ragione, insomma, non si poteva fare collegi grandi perché se no si dava la possibilità solo a chi aveva soldi di fare la campagna elettorale, forse si sono fatti dei collegi per farli piccoli, si è fatti in giro per la Toscana dei pasticci, il tema è poi, ma siamo sicuri che i 40 consiglieri che andranno in consiglio regionale, quindi che sono determinanti per il futuro della regione, rappresentano realmente tutti i territori? Punto Beh, interrogativo. ogni collegio deve avere almeno un eletto, c'è una clausola di C'è salvaguardia una cosa da guardare nella su questo legge. Sì, no, ragionamento. ma non sull'eletto, io parlo sulla
definizione del collegio, perché quando mi fai un collegio Mugello, Val di Sieve e Chianti, insomma, mi sembra sia un po', certo, non so, un po' oppure ma ce n'è allora, delle altre nella zona di Lucca, allora, delle altre nella zona di Grosseto, io dove poi alla fine a pagare sono sempre territori più deboli, territori più marginali che rischiano, salvo alcuni casi, di non avere nessun rappresentante dentro il Consiglio regionale. Questo noi l'abbiamo detto in tutte le salse, non è giusto che la montagna, io vorrò vedere nei 40 candidati, nei 40 consiglieri regionali quanti ce n'è che vengono dai territori montani, pochi. Che è il 60% della regione toscana. Pochi, 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 Presidente Giuliani, ce ne saranno pochi. Allora, volevo questo, attimo... scusa Andrea, sì. Vale anche a livello parlamentare, è la stessa cosa, non è... Cioè, equilibrato. Ma arriviamo proprio a questo, arriviamo, perché Nicola Magalè ha condotto uno studio interessante sull'Italicum, sulla nuova legge elettorale nazionale che attualmente divide il PD, no, Bergioli? C'è cioè una sì, divisione direi, forte. Mi sembra sia conclamata. Conclamata la divisione del PD sull'Italicum. Perché diciamo così, l'Italia verrebbe divisa in circa un centinaio di collegi, 100 collegi, 100 luoghi, 100 punti. È un numero ricorrente. 100 senatori. No, è il numero perfetto. È il numero di Renzi, cioè non l'ha fatto a caso. E questo 100 ricorre sempre nella storia politica. Beh, però il primo a proporre un senato, per esempio, un 100 senatori, fu Silvio Berlusconi nel 98. Quello è vero, va bene, quello lo diamo a Berlusconi. Però detto questo, cosa succederebbe con questi 100 collegi? Io ho avuto l'occasione di approfondire un po' la questione della legge elettorale, essendo stato studente del professor Dale Monte, ho avuto questa collaborazione diciamo col Centro Italiano Studi Elettorali. Nel passaggio tra la Camera ed il Senato, per andare ad accogliere le richieste dei piccoli partiti, si è introdotto un criterio diciamo, che farà slittare gli eletti da un collegio ad un altro, quindi il problema anche che diceva il sindaco Giurlani potrebbe riproporsi, perché probabilmente alcuni collegi più grandi potrebbero essere favoriti anche nel numero di eletti che poi esprimeranno all'interno del Parlamento. Ciò non toglie che io personalmente non ho un giudizio negativo di questa legge elettorale. Penso che si sia fatto un passo avanti, è una dichiarazione anche forte per in questo momento sì, per uno che sta in Forza Italia, però penso che sia stata giusto il metodo, cioè mettere insieme il principale partito della maggioranza e il principale partito dell'opposizione. Poi c'è stato un dibattito politico che ha fatto cambiare le posizioni. Però credo che il metodo con cui siamo arrivati alla definizione del testo della legge elettorale sia quello giusto. Beh, questo per quanto riguarda veramente anche la discussione sull'Italico. Intanto il Comune sì, di Cavezzano... Mi capirebbe di una cosa anch'io sull'Italico. Tanto il presupposto, lo ricordava ora il consigliere qui, si parla di maggioranza. In realtà ci si scorda che questo è un governo d'unità nazionale, cioè non è un governo politico. No, che molto spesso si giustifica l'accordo con Forza Italia come se fosse tra maggioranza e opposizione. In realtà questo governo contiene già al proprio interno sia la parte maggioritaria che è venuta fuori alle elezioni, sia una parte che invece partecipa al governo soltanto con lo scopo di fare le riforme, o diciamo nella genesi c'era questo. In secondo luogo l'accordo è finito. Cioè, per cui per me si può ridiscutere sia dei collegi uninominali sia di migliorare questa legge, perché è vero che la legge può presentare dei miglioramenti rispetto all'attuale e questi sono in dubbio, ma non perderebbe la propria efficacia se si eliminano capoliste bloccati, cioè voglio dire una minima modifica che non disturberebbe sicuramente l'impianto della legge potrebbe trovare tutti d'accordo. Ecco, per questo... me il problema non sono le capoliste bloccate, ma sono le preferenze per gli altri, però insomma sono punti di vista però, diversi. Però il presupposto che si difenda Listini credo sia tolto dalla sentenza della Corte Costituzionale, cioè non è che si Listini può fare una legge fare, perché noi siamo i listini e quindi in qualche modo bisogna mantenerla a prescindere da quello che è l'espressione della consulta. Questo. Allora dunque io volevo un attimo cambiare tema e occuparmi di un tema che invece riguarda Calenzano, perché abbiamo letto una cosa che riguarda in questo momento il tema diciamo così delle abitazioni, no? Perché voi in questo momento dovete trovare nuove abitazioni per l'emergenza casa sul vostro territorio. E allora cosa avete fatto, sindaco?
Sì, ora questa non è in funzione dell'emergenza, ma è in funzione della legge regionale che prevede che si possa utilizzare dei fondi dell'housing sociale per adeguare delle case sfitte o degli immobili che non sono stati utilizzati, finalizzandoli all'housing sociale. Quindi la regione interverrebbe trasformando quelle che nascevano come interventi privati, diciamo come interventi che possono beneficiare di contributo pubblico. Per cui è quasi pro forma, voglio dire, perché poi alla fine sappiamo che questa possibilità è abbastanza remota. Però voglio dire, non siamo un'emergenza, che in realtà noi abbiamo fatto tanto in questi anni e a fianco a quelle che sono le case popolari classiche, come l'abbiamo conosciuta in Toscana, il comune di Calenzano oggi dispone quasi di altrettante case, quindi ha raddoppiato quelle che sono le case ERP con alloggio affitto agevolato, che credo allo stato attuale sia forse la forma più corretta o comunque in questo momento più sostenibile per fare housing sociale, cioè andare a intervenire su quella fascia grigia che non rientrerebbe mai nelle liste delle case popolari, ma che invece ha problemi a pagare un affitto. Quindi abbiamo delle buone esperienze, compreso quello che è il rent to buy fatto acquisto, cioè affitto finalizzato al riscatto, finalizzato all'acquisto, che con prezzi moderati e con tempi decenti per quanto riguarda i cittadini può fare la differenza per una famiglia o anche per il singolo per arrivare ad avere una casa di proprietà. E, insomma, noi abbiamo fatto 17 appartamenti proprio in questi mesi e diciamo hanno trovato tutti un esito positivo. Beh, questo per quanto riguarda ovviamente anche il tema dell'abitazione. Giuliani, le piace la nuova legge sulla casa varata dal Consiglio regionale in chiusura di legislatura Sì, dell'assessore, voluta dalla vicepresidente Saccardi? no, mi piace, noi abbiamo dato parere favorevole anche perché è diventato finalmente un testo unico della casa, cioè dentro quella legge ci sono tutte le politiche della casa che non sono solo l'abitazione, ma il housing sociale e tutta un'altra serie di cose, quindi da questo punto di vista riunire tutte le leggi, tutti i piani che c'erano in un'unica legge e sarà un unico piano, penso sia sinonimo di semplificazione, chiarezza e di scelta di intervento. Gli enti locali hanno un ruolo fondamentale nella programmazione, al di là dell'Oden e dei vecchi sistemi, e soprattutto l'importante sarà che la regione investa delle risorse sul problema casa, e quindi casa, famiglia, eccetera, perché nei territori, come ha detto il sindaco Calenzano, ci abbiamo problemi enormi da tutte le parti, Cioè, che visto problemi la avete, situazione degli Presidente? sfratti. Che problemi avete, Presidente? No, abbiamo problemi di famiglie, un'enormità di sfratti e di persone che non si possono permettere la casa, anche perché hanno raggiunto livelli di povertà. C'è a oggi quelli che io definisco i nuovi poveri, cioè persone che fino a qualche anno fa avevano semmai una famiglia, lavoro in due, quindi potevano sentirsi abbastanza tranquilli e che per le vicissitudini di aver perso il lavoro, ora si trovano in difficoltà estrema, non sono abituati a affrontare la quotidianità nella situazione che si trovano e quindi sono in estrema difficoltà. I comuni su questo, piccoli e grandi, devono mettere soldi sul sociale, aiutarli e devono fare in modo di bloccare gli sfratti, sapendo poi che semmai mancano i soldi, non arrivano le risorse nazionali e regionali. Cioè, c'è una situazione veramente difficile. Una situazione difficile in questo senso che vivono ovviamente i comuni sul tema della casa. Lei l'ha letta la nuova legge elettorale, la nuova legge della Sì, Saccardi sulla diciamo famiglia? la legge è nata anche con l'ausilio e il supporto e il contributo anche nostro. Dei Noi comuni, dei avevamo sindaci. già fatto delle proposte un paio d'anni fa, proprio Cos'è che le come. piace di questa di Ma quella legge innanzitutto elettorale? si adeguano i canoni e si riporta anche il sistema delle graduatorie un po' diverso. Per cui elementi di miglioramento ci sono. Avevamo chiesto un po' più, diciamo, di braccio forte per quanto riguarda passaggi, cioè, almeno io sono convinto che la casa popolare debba essere un elemento individuabile e temporaneo, per cui cioè, il discorso che questi passaggi ormai si tramandano da generazione in generazione a me non convince, perché poi si dà per assunto un bene pubblico, in realtà dovrebbe essere a disposizione di un disagio che necessariamente è temporaneo, se no alla fine, come dire, da una parte ci si adegua al fatto che quel bene diventa quasi familiare, dall'altro si dà per buono
che un caso di disagio economico, perché di lì di parla di disagio economico sociale, debba essere perpetrato per generazioni. Invece io credo sempre più le politiche sociali debbano essere rivolte a soluzioni a progetti confinati nel tempo. E tutto deve essere mirato all'uscita del problema e del disagio e non a un qualcosa che poi rimane in maniera Ma Cadena stabile. conosce quella legge? Sì, beh, tra l'altro concordo con quello che ha detto il sindaco, cioè su questo passaggio generazionale delle case popolari, credo sia veramente un problema, uno scandalo. Ne abbiamo visti di scandali, magari non in Toscana, dei macchinoni parcheggiati purtroppo Anche quello, la legge prevede sotto proprio le che case se hai una popolari. macchina di grande cilindrata non puoi accedere alle Tu, graduatorie. giustamente, alcuni Sì. comuni addirittura prevedono che non si possa avere lo smartphone, per esempio, per avere i contributi. Ora, qui Vabbè, magari forse magari. esageriamo, però dei controlli del genere ci vogliono. L'unica cosa che questa legge non prevede, o quantomeno non agevola, è un piano anche magari di alienazione per reperire nuove risorse anche per costruire case nuove, sostenibili, insomma, con tutti i criteri della moderna edilizia. Ma ora le alienazioni sono previste, però io su questo la vedo un po' diversamente, perché le alienazioni, soprattutto nei casamenti pubblici, significherebbe avere dei soggetti privati dentro una proprietà che è tutta pubblica. E questo non funziona perché poi si entrano, aumentano conflitti condominiali e quant'altro. Quindi questo secondo me non è giusto. L'alienazione è già prevista per quei beni che sono sparsi, cioè se io ho un appartamento pubblico dentro un condominio privato, in quel caso lì è giusto fare l'alienazione perché diventa un elemento esso stesso disturbo verso gli altri e quindi in qualche modo è bene che il pubblico ci abbia una gestione complessiva della struttura. Però vendere per ricomprare poi si sa bene che alla fine si vende e non si rifanno le case. Io credo invece il problema vero sia un piano casa che preveda mettere dei soldi, come è stato fatto in passato, per costruirne di nuove. Perché sennò alla fin fine la politica di abitazione sociale va a morire. Bene, allora questo per quanto riguarda la legge sulla casa che comunque Scusa rimane. Andrea, Sì, posso? certo, Presidente. No, dicevo, sindaca ha ragione. I due temi, uno quello della vendita degli appartamenti, condivido in pieno, cioè qui bisogna andare a fare nuove case perché i condomini divisi a metà sono una cosa che non regge, cioè metà pubblici e metà privati. Ma la cosa che volevo sottolineare è l'importanza del fatto che non necessariamente uno che viene messo in una casa popolare ha diritto di starci a vita. Quindi bisogna che i comuni abbiano degli strumenti per fare in modo che se cambiano i requisiti di accesso perché uno migliora la sua situazione, siccome ritrova lavoro, eccetera, eccetera, ci possa essere la possibilità di lasciare l'appartamento per darlo a altri che hanno i bisogni e i requisiti di accesso. Questa è la vera innovazione. Questa è la vera innovazione sulla quale ovviamente bisognerà, diciamo così, prestare grandissima attenzione e fare delle politiche anche in questo senso. Allora, un altro tema, Presidente Giuliani, che volevo affrontare quest'oggi con lei riguarda la riforma sanitaria che ovviamente di cui Rossi discuterà a lungo in campagna elettorale che ha avviato, per cui diciamo dal 2016 ci saranno 3 ASL in tutta la Toscana anziché le 16 attuali. Allora, qua la preoccupazione che dicevamo prima anche con il sindaco di Lignano sull'Arno, Daniele Lorenzini, è quella che i cittadini pensano, si tagliano le ASL, si tagliano i servizi. Ecco, voi come sindaci cosa chiederete alla regione in questi mesi? Sì, noi l'abbiamo già chiesto, e lo sa anche il sindaco Calenzano, nella fase concettativa, fermo restando che eravamo d'accordo nella razionalizzazione, partendo dal presupposto che tagliare le ASL vuol dire razionalizzare, ma vuol dire aumentare i servizi sul territorio, oppure mantenerli e non retrocedere di un millimetro. E l'olio è questo, sulla carta è tutto scritto. Però noi avevamo manifestato preoccupazione rispetto al fatto che non è così semplice gestire la sanità, non è così semplice cambiare un sistema che funziona da anni in uno nuovo, fatto anche abbastanza veloce per necessità dovute ai tagli nazionali, e soprattutto noi ci eravamo posti il problema di come il sindaco di un comune, una zona solo sanitaria, poteva dopo con aree vaste, con dipartimenti e con situazioni più vaste, poteva incidere, visto che il sindaco comunque è l'autorità di governo per la salute dei cittadini. Nella legge abbiamo trovato un punto di equilibrio importante, c'è un anno di tempo per metterla a regime.
è stato ridefinito tutti quei capitoli che riguardano la governance locale, quindi i comuni avranno un ruolo nel determinare sia dal punto di vista programmatorio che dal punto di vista gestionale, qui ritornano in auge le società della salute come dicevamo noi da tempo, e quindi insomma, c'è una bella scommessa in questo anno, subito dopo ora le elezioni con la nuova giunta, dovremo lavorare in maniera, voglio dire, molto attenta, perché alla fine queste operazioni porti dei vantaggi ai cittadini e non che non produca effetti sul territorio rispetto agli ospedali o rispetto ai servizi territoriali. Bene, allora dunque un altro tema sul quale voglio sentire il sindaco è anche questo, proprio la riforma sanitaria, cioè che rimane il tema principale. Sì, Giuliani l'ha già detto anche in maniera compiuta, cioè semplificando, io non lo so se tre ASL sono adeguate o se alla fine sono poche, perché cioè, bisogna stare attenti anche a eccedere nella razionalizzazione, perché poi alla fine non è che tutto porta a razionalizzazione e minori costi, perché a volte la distanza anche sulle filiere di comando o gestire cose troppo complesse o troppo grandi non sempre aiuta all'efficienza della struttura stessa, e qui si parla di soggetti che dovranno gestire miliardi di euro di bilancio, per cui non cose, quindi mentre può funzionare per l'ESTA, che diventa ESTA e quindi un'unica agenzia di distribuzione dei farmaci agli ospedali, non è detto che la stessa cosa può in qualche modo valere per dei servizi che poi dietro ci hanno ospedali, territorio, sindaci e tante altre strutture. Mi convince l'aspetto invece che veniva ricordato prima, cioè il fatto che concentrando la parte sanitaria si possa pensare davvero di fare l'integrazione sociosanitaria dal basso, cioè ritornare a vedere l'SDS non come l'elemento che si sposa con le ASL, ma addirittura l'SDS gestisce una parte sanitaria. Cioè io vorrei capire se poi questa cosa sarà portata avanti, e che questa mi convincerebbe, cioè il fatto che si deleghino ai comuni, quindi all'SDS, anche una parte di attività sanitarie che attualmente gestisce l'ASL, cioè tutta la parte dei distretti, a mio avviso potrebbe essere un elemento che potrebbe essere gestito molto meglio. Prego, sentire Macallè anche, perché questo è il tema vero, sul quale diciamo così c'è... La riproposizione della società della salute così come erano, come l'abbiamo conosciuta 10 anni fa, non avrebbe nessun senso. Bisogna andare a vedere quelli che saranno i contenuti poi precisi di questa riforma, perché per ora mi sembra che ci siano i titoli, dovremo vedere dopo le elezioni. E a parte gli accorpamenti, bisogna andare a vedere anche quelle che saranno le spese sul personale, soprattutto sul personale dirigente, perché è inutile che io elimini i direttori generali se poi li faccio diventare vice direttore generale o vice commissario, come si chiameranno. Io ho paura che dietro al titolo che fa scalpore, che fa notizia, che è la riduzione delle ASL, poi per quanto riguarda i costi si andrà sul personale, purtroppo si andrà sul personale, sugli infermieri per esempio. E infatti il personale è in rivolta, non è un Presidente personale, Rossi medico, infermieri, sono tutti rivolti. Ha detto che gli infermieri erano troppi e che bisognava aumentare il numero degli OSS, che sono gli operatori sanitari, quelli non laureati che hanno fatto un corso di formazione. Ora io non vivo all'interno degli ospedali, quindi non so quale possa essere la giusta diciamo organizzazione del personale, però se abbiamo puntato tantissimo su laureati, sul fatto che gli infermieri avessero conoscenze quasi quanto i dottori, adesso diciamo che no, basta aver fatto il corso di studio da operatore sociosanitario. E io ho paura che vada anche questo ad incidere oltre che sulla funzione degli infermieri, anche proprio sui servizi che poi si offriranno ai cittadini. Questo è l'altro punto vero della riforma sanitaria, che rimane comunque uno dei temi principali di questa campagna elettorale regionale, e sul quale c'è l'attenzione degli operatori, dei cittadini, anche dei sindaci, perché bisogna capire quello che succede al di là di tutto. È vero che poi si parte dal 2016, però insomma, capire bene. Senta, abbiamo parlato di un paio di temi prima, volevo ritornare col sindaco Piagioli. Il primo è il tema dei profughi, dell'accoglienza dei profughi. Il comune di Calenzano ha dato disponibilità? Allora, in questa fase non ci sono state diciamo disponibilità, la gestione dei profughi è stata molto relegata alle disponibilità che si trovavano sul territorio in funzione dell'accoglienza, infatti se vediamo non è che abbiamo un piano pubblico d'accoglienza ai profughi, ma sono strutture turistico-ricettive piuttosto che residenziali che attraverso l'associazionismo, attraverso le strutture locali hanno accolto i profughi.
Oggi questo non è sufficiente, tant'è che proprio in queste ore il prefetto ci chiede, soprattutto a noi che non abbiamo ospiti, di fare uno sforzo perché l'alternativa è che per rispettare gli obblighi nazionali di accoglienza, poi si montino delle tendopoli. E quindi ci chiedono sforzo ulteriore per trovare delle strutture che accogliessero queste persone. E quindi anche noi cerchiamo di fare la nostra parte, cioè di fatto non sono cose che si decidano a livello amministrativo, però credo che il compito di un buon sindaco, come uomo dello Stato, sia anche quello, come di, poi di amministrare quelle che sono le direttive che vengono dall'alto, anche quando non ne condividiamo appieno. E così cercheremo di fare, per cui in questi giorni sarà nostro dovere anche trovare delle soluzioni. Io stasera ho appunto anche una riunione con i capogruppo e chiederò una presa di responsabilità a tutte le forze politiche, perché poi alla fine non è un problema di sindaco ad una parte politica. Qui c'è un'emergenza umanitaria enorme che bisogna affrontare, alla quale bisognerà dare anche una prospettiva, perché non è che ci si può accontentare di prendere queste persone, dargli da mangiare e poi pensare che si risolva da sé il problema, perché io ormai sono mesi che questa cosa va avanti e credo non si possa pensare vada oltre. Senza fine. Però l'emergenza, essendo tale, si affronta intanto partendo appunto dalle cose immediate. Poi vedremo cosa succede. Su questo magari un po' più di chiarezza, perché anche questa cosa sui giornali, che gli viene dato soldi 35 euro al giorno, cioè non è che viene dato soldi al profugo, cioè sono che le risorse che la prefettura, cioè lo Stato attraverso la Lo prefettura, Stato mettono a attraverso le prefetture mette a disposizione per disposizione. l'accoglienza, non è che questi vengano, si ospitano e poi gli viene data anche la 35 pensione, euro, se no, no si non è dà così. una notizia distorta che a mio avviso, come dire, poi scade anche nel livore personale. Queste sono persone che non Scade vengono a nel livore fare, personale no, perché ci sono anche tanti se sì, disoccupati, tanta c'è gente che non ha C'è lavoro, cioè. tanti disoccupati e noi lo sappiamo benissimo, forse più di altri, tutti i giorni Sindaci lo sanno cerchiamo. bene, certo. Però cioè, c'è anche da dire che non è paragonabile qualcuno che viene via da uno scenario di guerra o si fa a rischio della vita una traversata su un gommone del Mediterraneo con un problema di disoccupazione. Lì c'è un problema umanitario, cioè di vita o di morte delle persone. E quello va affrontato se siamo ancora umani. Poi se si dice se ci chiude gli occhi e bene affughi in tutti, Beh, allora questo è un altro si scade discorso. in un'altra cosa, ma nel momento che quelli arrivano, credo una risposta bisogna darla, a volte anche trovando degli accordi con i paesi di origine. Bene, allora, Presidente Giurlani, ha letto che la città metropolitana di Firenze è a corto di fondi e vuole aumentare l'RC auto di 60 euro? Non male, è un nuovo ente e subito tasse. Sì. No, vedo che da una parte succede questo, dall'altra vedo che quando a livello governativo parlano dei tagli ai comuni, il problema è che alle città metropolitane tagliano 300 milioni, quando semmai al resto dei comuni tagliano 1,5 miliardi. Ecco, insomma, io non c'ho nulla contro le città metropolitane, però insomma, stiamo attenti che l'Italia non è solo città metropolitana, basta vedere come hanno condito le province. Mentre la città metropolitana, sull'aspetto delle funzioni della provincia, è più salvaguardata, dall'altra parte è un macello costante. Io l'altro giorno ero all'assemblea provinciale di Pistoia, a una provincia come Pistoia hanno tagliato 8 milioni, che vuol dire sostanzialmente che non riesce più a garantire né la manutenzione delle strade né le scuole superiori. Quindi io penso che una riflessione complessiva ci voglia, insomma. Cioè la riforma istituzionale forse va fatta fino in fondo. Beh, riforma istituzionale da fare veramente fino in fondo. Certo, tema incredibile anche questa città metropolitana, eh. Cioè, Tema. se arriva non ci sono i soldi, allora borda, si aumenta Cioè, ora l'RCA cittadina. noi, lo sai bene, credo Sì. sia una questione nota, subiamo anche una fattispecie particolare che ci penalizza in maniera, voglio dire, esponenziale rispetto alle altre città metropolitane e da lì nasce l'emergenza, perché poi di fatto la città di Firenze è anche una di quelle città metropolitane che ha il bilancio più a posto di tutti. E Ok. questo, come spesso succede in Italia, le cose e chi ha il bilancio virtuoso rischia di essere penalizzato più di altri. Però tralasciando questo, il punto vero è che non si è mai affrontato anche sulle città metropolitane, che si è lasciato un potere impositivo a delle istituzioni di secondo grado. Cioè, secondo me sul piano costituzionale è questo il vero vulnus, perché è chiaro che
Per me è più, molto più corretto e etico che il potere impositivo stia laddove c'è un'elezione Bravo. diretta. Il resto, però queste cose sembra ormai che non interessi più a nessuno, perché se sembrano cose di letteratura o di diritto, però poi alla fine credo che anche questo sia un elemento che Perché ricade sui letteratura e cittadini. diritto? Perché diventa un fatto di principio istituzionale o quant'altro. Io credo sia giusto e etico che l'imposizione delle tasse vengano effettuate da organi eletti democraticamente. Questo Sono è d'accordo, il Gigi. È principio. colpa della politica, però, se colpa della diventa. politica, però. Abbiamo È colpa della cominciato politica, è noi a dire colpa. le province non È servono, sono enti vero, io no, inutili, di è colpa sicuro. nostra. No, no, nemmeno Però io, nemmeno io. anche la mia parte politica ha fatto del suo, e quindi me ne Qualunque prendo tutte le parte politica. responsabilità. Il punto vero è che la riforma delle province deve essere quella inizialmente paventata di dimezzamento, perché quella era la vera riforma. Di mezzo le province, di mezzo le prefetture, di mezzo le camere di commercio. I costi stanno Semplifico lì, i lo costi stanno Stato, nell'apparato dello Stato. ma mantengo un presupposto. In questo modo le province sono state svuotate, perché di fatto sono state svuotate. Si creerà una situazione in cui le regioni avranno metà personale che è sotto regime della vecchia provincia, metà personale c'ha una cosa contrattuale diversa. Cioè, per cui è un po' una riforma che forse si aspettava da tanto tempo, ma dopo tanto tempo, a mio avviso, si poteva fare anche qualcosa di E meglio. anche quando si dice che con la riforma costituzionale saranno del tutto abolite, in Sì. realtà si sostituiscono con un nome diverso, si chiameranno enti di area vasta, ma comunque sia, si Sono sa quelli. che servirà un ente di quella dimensione, perché la gestione dei servizi pubblici la puoi fare solamente in quella dimensione territoriale. O anche una dimensione un po' All'estero diversa, ci sono, questo non è sì, i più detto. grandi, i Cioè, più voglio dire, più piccoli, se ne può grande. ragionare, ma in tanti paesi stranieri. Non esistono magari le regioni, ma le province, che si chiamano dipartimenti in Francia o contee in Inghilterra, Ci sono. esistono, ci sono. Allora, Presidente Ciurlani, poi la salutiamo, prego. No, scusa, io condivido quello che stavo detto. Il problema è che qui è stata fatta una riforma a metà pasticciata, perché se le province si dovevano togliere, si doveva sapere dove andavano le funzioni, non tagliare i soldi delle funzioni come è stato fatto e passarle a chi dovevano essere passate. Qui hanno mantenuto le province, gli hanno levato gli organi politici, gli hanno tagliato i soldi per mantenere le strade e le scuole e poi alla fine si dice cosa fanno questa roba. Ecco, a pagare su questo sono i cittadini, sono i sindaci. Io sono un po' lo scolastico a pesce importante, deve il comune intervenire sulle scuole superiori per riparare un vetro o una porta perché la provincia non ha più soldi o devo intervenire io sulla strada provinciale a spalare, ma io non ho la competenza per fare questo. Allora mi passino la competenza a me, mi passano i soldi, mi passano il personale e la gestisco io. Ma così è stato un pasticcio incredibile a pagare il cittadino. Bene, allora salutiamo il presidente di Unce in Toscana, Grazie, Oreste ciao a Giurlani, che è stato con tutti. noi. Grazie mille. Ricordiamo tutte le notizie e le attività di Unce in Toscana sul sito internet unceintoscana.it. E proseguiamo invece la discussione sugli altri temi con Niccolò Macallè, che è presidente del Consiglio Comunale di Montespertoli, e il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli. Abbiamo parlato ovviamente in questa puntata di molti temi, c'è l'emergenza profughi su tutti che riguarda la nostra regione. C'è stata però negli ultimi anni l'emergenza principale sulla quale poi un sindaco può fare anche poco. Rossi ha detto, dice, io in questi anni mi potete accusare di tutto, però sul lavoro mi sono speso in tutto e per tutto. Cioè l'emergenza principale di questi anni di crisi è stata sicuramente il lavoro, Biagioli. Questo non c'è dubbio, è un'emergenza ancora in atto, perché poi alla fine gli effetti si vedono tanto di più, via via che finiscano le scorte anche familiari, perché qualcuno che ha perso il lavoro, magari qualche risparmio ce l'aveva avuto, qualche lavoretto, ora dopo qualche anno tutte le emergenze poi si trasferiscano nelle problematiche di morosità degli affitti, nell'abbassamento dei consumi, cioè tutta una serie di cose che ormai Quindi ci si sono. trova ad avere a che fare spesso un tempo la Cioè, morosità è degli anche. affitti e un tempo gli sfratti erano legati ad altre questioni, tipo la scadenza del contratto, adesso invece siamo di fronte Noi agli siamo sfratti per morosità. Più passati da qualche unità all'ultimo anno più di 40. di 40. Quindi per dare la dimensione del problema. Ma un altro indicatore per dire è il grado di fedeltà fiscale. Noi eravamo tra i comuni forse più virtuosi, si passava su tariffe e imposte tipo rifiuti o la IMU oltre il 95%, oggi siamo sotto l'85%, quindi vuol dire che non c'è soltanto
un problema di gente non può pagare. Probabilmente c'è anche dentro questo segmento qualcuno che realmente non ce la fa. Senta, è andato sabato alla manifestazione contro l'aeroporto e l'inceneritore? No, non sono Non è andato, andato. no, non sono andato perché abbiamo ruoli diversi, anche Ah, su ok. alcuni punti io posso condividere posizioni che i comitati portano avanti sull'aeroporto. La manifestazione teneva dentro troppe cose, sulle quali io Anche invece posizioni non ho la diverse. stessa posizione dei Esatto. comitati, e poi anche perché qualora avesse avuto anche le stesse posizioni è giusto che i comitati facciano comitati e i sindaci Inizio facciano c'è sindaci, sindaci, per quindi per cui questo ha posso deciso. anche condividere alcune posizioni e alcune loro opinioni, però io ho un ruolo diverso e è giusto che la battaglia la conduca con quelli che sono i miei strumenti e non loro, anche perché limiterei quelle che invece sono le possibilità di chi decide di fare una battaglia tipo diversa. Bene, Nicolò Macalè invece è un giovane di Forza Italia, fa il presidente del Consiglio Comunale a Montespertoli. Quindi diciamo sia anche un rappresentante delle istituzioni perché guida un'istituzione importante, un'assemblea cittadina. Come sta il centrodestra invece? Se facciamo una riflessione, soprattutto in Toscana, dove adesso le regionali copia carta carbone di quello che è accaduto a Firenze un anno fa, si presenta ancora diviso. Forse peggio di un anno Peggio di fa, un anno fa, sì, dice. ma direi che è inutile continuare a nascondersi dietro un dito, saremmo ridicoli. Ci sono problemi importanti, c'è stata una irresponsabilità delle forze politiche che hanno deciso di andare da sole, e devo dire che Forza Italia aveva lanciato un appello già da settembre scorso a dire: signori, costruiamo una coalizione alternativa a Rossi, alternativa al centro-sinistra. Questo appello è stato inizialmente ascoltato, poi qualcuno, vedendo i sondaggi, e mi riferisco, posso fare i nomi, mi Certo, riferisco alla Lega Lega Nord, Nord vedendo i pensa di sondaggi essere il primo partito del si centrodestra. è esaltato e ha deciso di andare da solo. Non è una buona fortuna, ma non è quello che serve, né ai cittadini né al E da lì in centrodestra poi non c'è stato serve. più modo di recuperare, Non c'è dice. stato modo di recuperare, hanno deciso di candidare un economista milanese, Che loro definiscono il toscano, cui però. cavallo di Che battaglia loro è uscire definiscono. dall'euro, e che ha addirittura detto che al pronto soccorso devono entrare Devono essere curati i prima i cittadini toscani, toscani, e poi dopo, poi se gli c'è posto, altri. gli altri. Io, data l'universalità del servizio sanitario, e, insomma, no, su queste cose non si può Sì, torna il scherzare. problema dell'umanità di prima, Su queste no? cose non si può scherzare, non è quello, non è. E Fratelli d'Italia perché invece non ha voluto. L'Italia, anche lì c'è stato questo problema. A tanti piace fare il candidato presidente perché avere quel ruolo consente l'elezione in consiglio Consiglio regionale regionale. senza dover Però bisogna cercare le prendere voti, preferenze. però bisogna Sì, però non prendere bisogna prendere le preferenze. Io credo che sia proprio un'irresponsabilità. voti. In questo caso. Sì. Certo sarà una campagna elettorale durissima per voi. Sarà durissima, però io penso anche che quello che Forza Italia ha fatto in questi 5 anni in Consiglio regionale dovrà essere rivendicato, lasciar fuori quelle che sono state le polemiche. Se qualcuno in Consiglio regionale ha ribattuto puntualmente sulla sanità, ha ribattuto puntualmente sulla legge sull'urbanistica, sul piano del paesaggio, sulla legge sulla casa, è stata Forza Italia. Senza clamori, senza cercare Sul facili piano del paesaggio anche populismi, un po' mezzi sindaci della Toscana che erano bufaliti. che erano d'accordo con Forza Italia. Era critico anche lei sul piano del paesaggio, Giolì? No, No, forse io sinceramente ho apprezzato il fatto che sia stato fatto. Alcune modifiche, ho apprezzato le modifiche Ah, fatte apprezzato le e il fatto modifiche. che si sia arrivati a una sintesi, perché poi alla fine quello era un tema molto molto ostico. Certo, come dire, siamo arrivati proprio sui photo finish, Mamma mia, l'ultimo, cioè eh. questo è una cosa che a mio avviso non ha giovato alla situazione. E devo dire, da sindaco, avendolo vissuto anche nella fase preliminare, non è che la regione abbia goduto poi di larghi spazi da parte del ministero, perché quello che noi chiedevamo era di compensare una serie di vincoli che necessariamente il piano metteva, perché Aveva. dovendo fare un piano è chiaro che Certo. poi dovesse anche mettere degli elementi di tutela. Invece con degli svincoli su quelle aree che attualmente sono tutelate sul piano paesaggistico, ma che non hanno nessun valore paesaggistico.
I primi ci sono stati, seppur modificati. I secondi si sono rimandati a una fase successiva perché il Ministero della Cosa su questo si è preso ulteriore tempo. Questo, a mio avviso, è il vero danno che poi anche sui territori si sconta, perché si sconta burocrazia, si sconta in limitazioni che sinceramente sono superate dai tempi. Invece, per il resto, come tutte le cose, poi, cioè, una volta fatto, si cercherà di migliorarlo strada facendo. Bene, questo per quanto ci L'errore è riguarda. stato confondere anche quello che è il piano del paesaggio, che sta sopra tutta la gestione del governo del territorio, con il piano di indirizzo territoriale, insomma, con il PIT, che ha compiti diversi. Abbiamo fatto una modifica al PIT con valore del piano del paesaggio, confondendo questi piani. Il tutto dopo aver Troppi piani, approvato secondo una me. legge Troppi piani. Vogliamo fare sull'urbanistica. meno piani, secondo me. No, i piani invece, soprattutto a quel livello, la regione è bene li faccia perché è giusto. Quello lì sono due filosofie in campo. E nel caso, come proponeva il consigliere, cioè il piano del paesaggio diventa un libro dei sogni di narrazione che non ha nessun potere conformativo e che quindi diventa quasi una linea guida. È chiaro, la regione in questa fase gli abbia voluto dare anche una valenza conformativa al Io piano. credo sarebbe stato più giusto lasciare più margine di manovra magari ai Sì, però comuni, lo che si sono i poteva, veri sì, enti che però conoscono il si territorio. poteva fare lo stesso o dare un po' più di spago anche tenendolo legato al potere conformativo del paesaggio. Questo è un fatto di volontà politica più che di strumento. Bene, allora dunque questo per quanto riguarda anche il tema del piano del paesaggio. Sindaco Biagioli, lei sull'aeroporto rimane, diciamo così, della sua posizione, della sua convinzione granitica. Andrea, guarda, io sono una persona, penso, almeno mi sforzo di essere abbastanza libero di Certo, testa, no? vero, Non, 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 questo lo riconosco, cerco di questo lo non riconosco. affezionarmi mai alle cose. Sono andato anche a studiarmi il piano dell'ADF. Insomma, vado a vedere la sera, ogni tanto passo da Morello, mi guardo di È sotto, no? venuto anche all'assemblea di Carrai Insomma, dove si l'assemblea di presentavano le cose. Carrai. E che devo dire? Sul piano aeroportuale. È chiaro che il piano aeroportuale darà anche dei vantaggi a quell'aeroporto perché obiettivamente supera delle limitazioni che oggi ha. Sul piano della scelta politica io avrei fatto un'altra cosa, cioè se l'aeroporto non c'entra, e d'altronde non c'entra, e se l'aeroporto di Firenze sarà quello di Pisa e se non basta una pista se ne fa due, è l'aeroporto di Pisa, se il porto ci sarà a Livorno, l'aeroporto ci sarà a Pisa e ci si organizza le strutture, la viabilità e tutto il resto con un sistema che si basa su base regionale. Se per la vicinanza, per metterci mezz'ora prima, meno, per avere qualche russo in più a cose, noi bisogna stringere e sacrificare tutta la pianificazione urbanistica e la qualità della vita della piana, io su questo continuo a non essere d'accordo. E poi è chiaro che non sono scelte in cui c'è il bianco e il nero, no? Dice sei d'accordo è tutto buono, non sei d'accordo è tutto male. È chiaro che non essere d'accordo e le scelte dicevo prima comporterebbero dei vantaggi da un lato e degli svantaggi dall'altro. Io ancora, diciamo, sul piatto della mia bilancia gli svantaggi sono più dei Sono più vantaggi, dei io la vantaggi, metto quindi. così. Ma cos'è che ancora non la convince? Non mi convince urbanisticamente quella Quella scelta, perché scelta. può aggravare l'impatto ambientale in una zona in cui si sa bene siamo già fuori, siamo in deroga, perché per le polveri fine, per tutta una serie di inquinanti, già allo stato attuale noi siamo fuori norma rispetto alla norma europea. Siamo in una situazione in cui è vero si risolve la situazione a qualcuno, perché cambiando l'orientamento della pista evidentemente i voli non possono più su alcune abitazioni, ma si coinvolgono più di 20.000 abitanti che attualmente non erano coinvolti minimamente dall'aeroporto. E urbanisticamente noi si colloca un'infrastruttura molto pesante, rigida, perché non è soltanto il volo, ma anche a terra c'è una barriera fisica non indifferente, al di là anche di quella che può essere un'autostrada, perché non si può nemmeno sottopassare, proprio nel cuore della città metropolitana. Io ritorno lì, cioè si va a Morello la sera, si vede i confini della città e noi ci si rende conto che in mezzo a tutte quelle luci noi ci si colloca un aeroporto. Una città che fosse governata da un unico sindaco, l'aeroporto lì non ce l'avrebbe mai messo. Bene, allora ringrazio il sindaco del comune di Calenzano, Alessio Biagioli, per essere stato con noi. Grazie Grazie mille, a buona voi. serata. Grazie anche a Niccolò Macallè, che è consigliere comunale, Grazie. che è presidente del Consiglio Comunale di Montesperto, e ovviamente rappresentante di Forza Italia. Vi ricordo, per seguire tutti gli aggiornamenti sull'attività di Unce in Toscana, uncetoscana.it, il sito internet di riferimento, a tutti voi che ci avete seguito, l'augurio di una felice serata in compagnia di Teleiride.